Tutankhamon è il dodicesimo sovrano della diciottesima dinastia egizia. La celebrità di questo faraone è dovuta prevalentemente allo straordinario ritrovamento della sua tomba, rimasta quasi del tutto inviolata nei secoli. La vita di Tutankhamon sembra essere avvolta dal mistero. Nasce intorno al 1350 a.C. durante il Nuovo Regno, in una fase di pace e ricchezza per l'Egitto. I confini del regno in quel periodo si estendono dal Medio Oriente alla Libia e verso sud fino all'Etiopia. Al momento dell'incoronazione, Tutankhamon ha solo 9 anni. Le cerimonie hanno luogo presso Tebe, sede della tradizione religiosa. All'alba, Tutankhamon viene portato al tempio di Harnak. Qui si spoglia di abiti e gioielli e compie il rituale esoterico dell'iniziazione. Il rito è guidato dai sacerdoti, detentori della cultura e del vero potere nell'antico Egitto. Il piccolo Tutankhamon diventa una divinità, mediatore in terra della volontà degli dei, in una società strutturata in caste ereditarie. Sotto al faraone e alla sua famiglia ci sono i funzionari, i sommi sacerdoti, gli ufficiali dell'esercito e gli scribi, mentre la maggior parte della popolazione è composta da contadini, operai, militari e schiavi. Vista la giovane età, al faraone viene affiancato un consiglio di reggenza a cui prendono parte il generale Honemheb e il gran visir Ai. Sono loro a prendere gran parte delle decisioni durante il breve regno del faraone bambino. Le imprese di Tutankhamon sono esigue. Ordina la costruzione di alcune opere pubbliche, tra cui il rinnovo del grande complesso monumentale nei pressi del tempio di Luxor e la costruzione delle due sfingi che lo sorvegliano. I volti raffigurati sui due leggiadri animali erano quelli di Tutankhamon e di sua moglie, la divina Anhes-Patun. È con Tutankhamon che gli egizi restaurano inoltre il culto del dio Amon, in onore del quale il faraone fa erigere la stele della restaurazione. Dopo solo 10 anni di regno, Tutankhamon muore improvvisamente, forse per setticemia. Dopo 8 anni di ricerche nel 1922, l'archeologo Howard Carter scopre la sua tomba nella Valle dei Re. Il finanziatore dell'impresa, Lord Carnarvon, non vedrà mai la celebre maschera d'oro che copre il viso mummificato del faraone. Carnarvon muore inaspettatamente, forse punto da un insetto. La sua scomparsa e quella di altre persone collegate a questa scoperta fa nascere la macabra leggenda della maledizione di Tutankhamon. Tuttavia, l'archeologo Howard Carter morirà a 65 anni, molto tempo dopo la scoperta della tomba.